Direi che a questo punto possiamo partire. Quindi diamo la parola alla preside, professoressa degli esposti, per l'introduzione. Bene, buonasera a tutti, bentrovati. Allora, l'incontro di stasera è finalizzato a dare qualche elemento in più agli studenti di terza media che vogliano iscriversi ai nostri licei. In particolare, stasera parliamo del liceo scientifico tradizionale e del liceo scientifico delle scienze applicate. Per la presentazione generale della scuola potete far riferimento all'open day precedente, la cui registrazione è visibile sul nostro sito attraverso il canale YouTube. E in quella presentazione viene spiegata anche la nostra metodologia, le scelte che abbiamo fatto in questi anni, la forte digitalizzazione della scuola. A me stasera invece preme soprattutto riflettere sul perché si debbano scegliere i licei scientifici e sulle differenze tra il liceo scientifico tradizionale e quello delle scienze applicate. Allora, posto che entrambi hanno, come sapete, un piano di studio quinquennale, posto che per entrambi bisogna pensare ad un progetto che preveda, oltre il quinquennio, un impegno in ambito universitario, sia scegliendo un percorso triennale che poi un percorso quinquennale con una successiva laurea magistrale, il famoso 3 più 2, ma la cosa che mi preme stasera appunto chiarire è la differenza di struttura dei due licei. Entrambi licei scientifici, ma il liceo scientifico tradizionale ha sicuramente maggiore attenzione a una compenetrazione dei saperi tra appunto i saperi propriamente scientifici e quelli umanistici, mentre il liceo delle scienze applicate è più decisamente orientato verso l'acquisizione di competenze in ambito strettamente scientifico. Vi faccio un esempio, anzi vi do proprio dei dati numerici per farvi capire bene. Posto che il biennio è più o meno comune in una scuola poi come la nostra, nella quale appunto i due indirizzi si differenziano solo per l'informatica e per il latino e per il resto nel biennio il numero di ore delle materie è il medesimo, la differenza sta nel triennio. Ecco, allora, nello scientifico tradizionale noi abbiamo in area scientifica 10 ore in tutto, perché i ragazzi svolgono 4 ore di matematica, 3 ore di fisica e 3 ore di scienze naturali. Mentre nell'area umanistica le ore che vengono sviluppate in aula sono ben 17, perché sono 4 ore di latino, di italiano, scusate, 3 ore di latino, 3 ore di inglese, poi consideriamo in area umanistica anche la storia e la filosofia, quindi 2 ore di storia, 3 ore fi di filosofia e 2 ore di disegno e storia dell'arte. Quindi buona formazione scientifica, perché comunque sono 4 ore di matematica, 3 di fisica e 3 di scienze, ma altrettanto e anche più ampio l'approfondimento in ambito umanistico. Per quanto riguarda invece il liceo delle scienze applicate, noi abbiamo questa situazione. Sempre del triennio vi parlo. 4 ore di matematica, non c'è il latino viene sostituito dall'informatica, ci sono 2 ore di informatica. 3 ore di fisica come nel liceo scientifico tradizionale e poi qui diciamo la parte dominante ce l'ha la materia scienze perché sono ben 5 ore per tutto il triennio. Poi dopo darò la parola ai docenti appunto di scienze che vi spiegheranno più nel dettaglio questo che cosa significa. Quindi sono 14 ore di area scientifica contro le 13 ore di area umanistica, perché ci sono 4 ore di italiano, 3 di inglese, di storia e filosofia ce ne sono 2 e 2, non 2 e 3, e poi 2 ore di disegno e storia dell'arte. È chiaro che uscendo da questi quinquenni comunque si possono fare tutte le facoltà universitarie. Ma chiaramente chi esce dal liceo scientifico delle scienze applicate sarà più indirizzato verso la parte di chimica, di scienze, di medicina, di farmacia, mentre chi esce invece dal liceo scientifico tradizionale magari si potrà più indirizzare verso l'architettura, verso l'economia, anche questo per entrambi, perché no l'ingegneria, ma insomma.
Ma perché no, anche se volesse lettere o storia o filosofia, quindi diciamo che c'è anche questa parte di formazione. Detto questo, come dico sempre, la scuola la fanno soprattutto i docenti e quindi sono molto contenta stasera di poterveli presentare. Allora, io so che è pronta una piccola clip con una piccola lezione tenuta in simultanea dall'insegnante di matematica e dall'insegnante di lettere, per farvi intanto un po' vedere come si lavora nella nostra scuola e il fatto che noi tendiamo appunto a concepire le discipline strettamente interconnesse e non come monadi isolate, no? Il sapere è per sua definizione un qualcosa di interconnesso. Prego quindi la visione della clip. Complessivamente 118 centimetri e uno supera di 6 centimetri i 4 terzi dell'altro. Quanto misura lo scampo lungobordo? Allora, perché non si possono risolvere come abbiamo fatto fino a poco fa, quindi facendo le operazioni con i numeri? Perché mi parla di due oggetti, di due pezzi di stoffa e di nessuno dei due sapete qualcosa di preciso. Ok? Quando succedono queste cose è importantissimo fare un'analisi del testo del problema fatta per bene, leggendo attentamente parola per parola. Però per l'analisi del testo vi lascio a chi la sa fare meglio. Qual è il primo elemento che individuate nell'analisi del testo o in generale quando analizzate la frase? Innanzitutto i verbi, ok? I verbi sono la parte fondamentale di ogni tipo di comunicazione, anche di quella matematica. Quindi tutti i verbi che troviamo, adesso li cerchiamo in rosso, ok? Avete il verbo sono, sarebbe un predicato nominale, sono lunghi. Poi qual è l'altro verbo che trovate? Supera, benissimo. E poi la domanda fondamentale del problema. Quanto misura? Ok. Quindi questi sono i verbi che ci danno la mappatura di cosa abbiamo e cosa dobbiamo cercare. Attenzione però, ci sono delle paroline chiave che cambiano il significato, tipo gli avverbi. Trovate un avverbio in questa frase? Sì. Quale? Complessivamente. Ok? Lo mettiamo magari in verde. Cosa ci dice complessivamente? Che dobbiamo fare, cioè, c'è una somma, ok? Quindi questo è un insieme. 118 lo associamo, 118 centimetri lo associamo a complessivamente. Bene, quindi vedete, ecco, questo è un piccolissimo esempio, però secondo noi molto significativo, perché per l'appunto a volte si dice, ma non capisce la matematica, ma come non capisce la matematica? Tutti capiamo la matematica, non è questione di livello, di capacità cognitive. A volte non si capisce la matematica perché non si riescono a risolvere i problemi, perché non riusciamo a comprendere bene il testo, non si capisce quello che ci viene chiesto. Noi ci siamo resi conto che questa è una problematica da affrontare nella formazione dei nostri ragazzi e da affrontare molto presto. L'esempio che voi avete visto è in una classe prima, che fra l'altro adesso ci sta dando diverse soddisfazioni dopo un avvio d'anno un po' difficile, perché per l'appunto sappiamo tutti che la fine dello scorso anno, insomma, così è stato contraddistinto da diverse difficoltà. Però questo ecco, è un esempio di come noi lavoriamo per compresenze. Adesso in questa nostra didattica a distanza ci siamo inventati anche nuovi strumenti. Uno dei nostri professori, il professor Paolini, che è il nostro animatore digitale, ha trovato anche questo titolo significativo, le incursioni. Cosa sono le incursioni? Un docente entra nell'aula di un altro, da remoto questo si può fare molto facilmente, approfondendo, integrando appunto le lezioni con delle discipline diverse. Detto questo, adesso vi presento i docenti che sono qui con voi stasera. Allora,
La professoressa Lippi, l'avete appena vista nella lezione, insegna matematica, anche fisica in alcune classi, ma prevalentemente la matematica. Il professor Gianumberto Accinelli, che insegna le scienze nel liceo delle scienze applicate, divide la disciplina con la professoressa Paola Bocchini, a sua volta docente di scienze, sempre liceo scientifico delle scienze applicate, Buonasera. che è tradizionale. Il Buonasera. professor Davide Monda, che insegna storia e filosofia nel liceo scientifico tradizionale, la professoressa Laura Ciotti, disegno e storia dell'arte nei licei scientifici, entrambi, il Buonasera a tutti. professor Zigiotto, inglese, una cosa importante che noi dedichiamo anche molta cura all'inglese, nel biennio invece delle 3 ore curricolari ne facciamo quattro e una in compresenza con un madrelingua per potenziare ovviamente la competenza della verbalizzazione dei nostri studenti. Buonasera. Comprensione. La professoressa Maria Giulia Andretta, che insegna storia e filosofia, in particolare nel liceo delle scienze applicate. Buonasera. Poi so che sono connessi tanti altri docenti, ma insomma, anche per concentrare un po' il nostro discorso, direi di dare spazio a coloro che ho presentato. Ah, poi c'è anche il professor, scusatemi, in realtà anche il professor Emanuele Simoncelli, perché mi interessa che faccia che presenti, lui insegna fisica, insomma, come nei nostri licei viene spiegata la fisica, come si approccia questa disciplina. Pertanto, Buonasera a tutti. bene, buonasera Emanuele. Allora, io direi di partire da Cristina, quindi. Cristina, la matematica, come si insegna alle scuole Manzoni? Buonasera a tutti. E allora, intanto la matematica, cerchiamo di far vedere, come avete visto con un brevissimo esempio molto semplice, che non è solo tecnica. La matematica in realtà è quello strumento che viene utilizzato in tutte le discipline per poi capire, non so, un fenomeno fisico piuttosto che un processo chimico. Quindi viene proprio sicuramente studiata la tecnica e imparato il calcolo e la soluzione di alcuni procedimenti di calcolo, per poi però poter utilizzare questi procedimenti nel risolvere, se vogliamo, dei problemi un po' più complessi su fenomeni che possono essere fenomeni reali, dagli esempi con gli scampoli di stoffa a, insomma, fenomeni fisici come possono essere non so, la corrente che scorre in un circuito, piuttosto che problemi di chimica di vario genere. Si cerca sicuramente di lavorare appunto non sulla tecnica, ma sulla logica che permette proprio di analizzare un testo e lavorare su questo per comprendere i legami delle varie parti che intervengono e dare un'interpretazione formale di queste. E utilizziamo tantissimo, essendo insomma, dotati tutti quanti, sia i docenti che i ragazzi di iPad, usiamo tantissimo il digitale che è sia per certi versi magari l'utilizzo di particolari applicazioni, sia in realtà un utilizzo molto, se vogliamo, semplice, ma che funziona bene per i ragazzi, che è tenere traccia di tutto quello che viene spiegato, che non è scritto su una lavagna e subito dopo cancellato per fare spazio ad altro, ma è materiale, file, documenti che vengono scritti e messi a disposizione dei ragazzi, anche video, che i ragazzi possono riutilizzare e rivedere quando vogliono, anche nel momento in cui devono magari ripassare o preparare. Per prepararsi per degli esercizi. Un'altra cosa che cerchiamo di fare è farli lavorare quando siamo in classe, il più possibile in classe e insieme, in modo che possano collaborare confrontandosi, su esercizi adatti ai loro livelli di apprendimento, quindi magari esercizi di consolidamento per chi fa un po' più fatica, magari guidati. Esercizi più complessi da affrontare in gruppo per chi su alcuni argomenti è già abbastanza sicuro e può appunto affrontare nuove sfide e mettere in campo se stesso e come ha appreso
i procedimenti fino a quel momento visti. Non si sente? Arrivo. Si vuole, grazie Cristina. Si vuole inserire Emanuela a questo punto per la fisica? Molto volentieri, buonasera a tutti, sono Emanuele, insegno fisica, in particolare anche matematica, di formazione però sono ingegnere. Al Liceo Manzoni si insegna la fisica partendo sempre da un'analisi della realtà, quindi si cerca di capire qual è la natura che ci circonda e a questo viene insegnato fin dai primi anni a cercare di descrivere la natura con un formalismo molto matematico e fisico, cioè utilizzare un linguaggio diverso per poter descrivere alla fine quello lì che ci circonda. Questa è una parte che serve anche per consolidare un pochino la teoria di tutte, appunto, le teorie fisiche che ci stanno attorno a noi. Dopodiché si va sempre dentro in un ambito più applicativo con un tempo dedicato agli esercizi, che è un tempo dedicato agli esercizi sia a casa ma soprattutto in classe, dove si cerca di far sfruttare un pochino le competenze variegate della classe. Quindi ci sono gli studenti che sono magari più bravi e diventano fondamentali in un'ottica di insegnamento quando diventano loro i tutor stessi di studenti che magari sono un pochino più in difficoltà. Quindi cerchiamo di affrontare la fisica, diciamo, da un punto di vista più di team. Come diceva anche Cristina, il digitale è molto importante in termini soprattutto di materiale che si può fornire agli studenti sia prima di una lezione che immediatamente successivamente alla lezione stessa, in modo tale che anche se qualche studente mancasse durante una lezione, può recuperare tutto il tempo, si cerca di fornire audio, i PDF delle lezioni e tutto il materiale comunque è preparato e scelto in maniera accurata da parte dei docenti. Ne approfitto anche per dire che l'analisi della realtà è una tematica che ci ha toccato molto quest'anno, soprattutto tutta la scuola, ed è un'analisi che può essere fatta non soltanto da un punto di vista scientifico, ma copre tantissime discipline. E quest'anno chiederemo ai ragazzi, verrà probabilmente riproposto anche nei prossimi anni, di utilizzare uno strumento diverso che è la fotografia, e quindi verrà proposto un concorso fotografico che ha sempre come obiettivo un'analisi della realtà, con tematiche molto dirette a ciò che tocca veramente i nostri ragazzi. E viene utilizzata la fotografia in modo tale che si possa esprimere non soltanto la scienza da un punto di vista scientifico, ma diciamo anche un pochino più umano e artistico. Direi. Grazie a tutti. Grazie a te Emanuele, quest'anno in effetti c'è stato questo gruppo di lavoro di docenti, capitanato dal professor Simoncelli per lanciare questo concorso fotografico, ci fa veramente piacere, vediamo come andrà, ma andrà sicuramente bene, pensiamo di riproporlo anche negli anni a venire. Professor Accinelli e professoressa Bocchini, le scienze. Professor Accinelli. Buonasera. Allora, la scienza è un sistema, è un ramo della conoscenza basato su delle domande. Cioè, la scienza non ha delle risposte, a priori ha delle domande che servono a conoscere il mondo. Queste domande vengono verificate, vengono vagliate attraverso un metodo, si chiama il metodo scientifico, che è poggiato sulla sperimentazione, cioè è molto concreto, molto diretto. In base alle sperimentazioni poi si elaborano diverse teorie. Ed è la stessa cosa, così in piccolo, che facciamo qui al Liceo Manzoni. Al Liceo Manzoni non partiamo dalle risposte, dai punti di una teoria, ma parliamo dalle domande e dalle sperimentazioni che hanno poi portato ad elaborare quella teoria. Le domande, per esempio, per quanto riguarda la selezione naturale, non la diciamo così in maniera schematica, ma vediamo qual è il contesto anche culturale tale per cui Darwin ha elaborato le sue prime ipotesi e come da ipotesi la selezione naturale è diventata una vera e propria teoria. Vediamo anche come spesso le sperimentazioni elaborano, cioè ci raccontano qualcosa di complesso, ma partono, le sperimentazioni sono estremamente semplici e facciamo vedere ai ragazzi le sperimentazioni che hanno appunto generato
quello è quel mondo scientifico che noi tutti conosciamo. Quindi la scienza sono domande, sono sperimentazione, ma anche logica. È logica perché queste conoscenze, questi fatti, dati vanno interpretati. E quindi stiamo molto attenti al linguaggio scientifico. Il linguaggio scientifico è un linguaggio specifico, è un linguaggio chirurgico, e quindi noi siamo molto attenti a come i ragazzi si esprimono. Siamo anche attenti a un'altra lingua, l'inglese, il linguaggio della scienza è l'inglese, quindi facciamo delle lezioni in copresenza con lettore d'inglese, facciamo degli approfondimenti di alcuni temi e li facciamo in inglese. Un'altra cosa, prima di lasciare la parola alla mia collega Paola, scienze è un contenitore gigantesco. Noi al liceo passiamo dalla chimica alla geologia, alla scienza della terra, alle scienze naturali, a Linneo, a Darwin, insomma ci sono tantissimi argomenti, ma noi professori abbiamo una specializzazione specifica. Io per esempio sono un entomologo, cioè uno studioso di insetti, mi sono laureato in agraria, mi sono specializzato in entomologia e in ecologia. Paola invece è una chimica. Ecco che alcune parti del programma specifiche delle nostre competenze vanno condivise. Quindi Paola viene dalla mia aula e fa una lezione sui legami chimici, io vado da Paola e dagli altri colleghi e magari parlo dell'ecologia e delle relazioni tra gli organismi viventi. Una parte importante solo per gli alunni delle scienze applicate è anche il laboratorio. Facciamo vedere esattamente come così si mettono le mani in pasta. Però per questo passo la parola alla mia collega Paola. Grazie Gianumberto. Allora, innanzitutto, prima di parlare nello specifico del laboratorio, una cosa che voglio sottolineare è che in questa scuola c'è una grandissima collaborazione fra tutti i docenti. Secondo me è uno dei punti di forza della scuola, perché si lavora in maniera veramente cooperativa e ci si aiuta moltissimo a vicenda. Quindi è un ambiente di lavoro per chi viene qui ad insegnare che aiuta moltissimo, e quindi penso che questo ambiente positivo si trasmetta anche ai ragazzi. Quindi prima di parlare nello specifico volevo sottolineare questo lato. Io, come ha detto Gianumberto, sono un chimico, quindi per me il mio regno è il laboratorio, mi occupo in maniera preferenziale di questa parte della scienza, anche se ovviamente insegno delle scienze naturali, anche se ovviamente insegno anche le altre parti. E devo dire che la grande differenza fra le scienze applicate e gli altri licei è proprio nel grande approfondimento che si cerca di dare alla parte pratica dell'attività scientifica, quindi alla frequenza settimanale del laboratorio. 2 ore la settimana sono dedicate all'attività laboratoriale, che significa andare nel nostro laboratorio, prendere in mano le sostanze, lavorare in gruppo, fare esperimenti che ovviamente guidati dai docenti, con i docenti curriculari, ma loro, cioè sono loro che lavorano, sono loro che cominciano ad avere fra le mani la realtà, e sono gli studenti che devono da quella realtà, da quegli esperimenti, da quelle attività poi risalire alla teoria che andiamo a cercare assieme quando siamo in aula. Ovviamente adesso è un periodo un po' complesso per il laboratorio, chiaramente non si può fare in presenza, però devo dire che io, come penso anche tutti i colleghi, cerchiamo di supplire a questa mancanza con tante app che ci mette a disposizione attualmente l'informatica. Fortunatamente abbiamo una serie di simulazioni che ci permettono in qualche modo di sostenere anche questo lato della nostra attività scientifica. E l'altra parte dell'attività di laboratorio che voglio sottolineare, che appunto non si ferma lì, ma parte dall'attività di laboratorio, passa attraverso una relazione scientifica, che è proprio lo stesso processo che uno scienziato
segue in un laboratorio universitario di ricerca in azienda, quindi attività di ricerca in laboratorio, relazione su quello che si è fatto, studio di quello che si è trovato. E devo dire che di solito dà anche dei buoni risultati, nel senso che le attività che facciamo assieme in laboratorio sono quelle che gli studenti preferiscono e se si minaccia non andiamo in laboratorio, per qualche motivo di solito funziona. Grazie. Grazie, direi che i professori di scienze hanno puntato l'accento su alcuni aspetti fondamentali del nostro modo di fare scuola, un insegnamento per domande e non per risposte. Le risposte arrivano, ma prima si parte dal perché, dal come, ma come mai, ma quindi stimolare il senso critico e la curiosità degli studenti. L'aspetto della competenza, cioè i nostri docenti, sia il professor, anche i docenti precedenti, ma adesso parliamo di scienze, il professor Accinelli e la professoressa Bucchini hanno portato nella scuola la ricchezza delle loro esperienze fatte anche in precedenza in ambiti diversi, quindi e con delle competenze veramente di altissimo profilo. Il discorso della laboratorialità, il discorso della collaborazione. E il discorso mi è piaciuto molto la professoressa Bocchini quando ha voluto sottolineare questo clima appunto di collaborazione fra docenti che si trasmette nell'accoglienza positiva, nel fatto che quando le famiglie vengono poi da me mi dicono ma è tutta un'altra cosa rispetto ad altre esperienze, ad altre situazioni, perché si sente che i docenti hanno il piacere di trasmettere il loro sapere, quindi il piacere di stare con i ragazzi, la voglia di condividere. E guardate che non sono elementi secondari, no? Ma diventano veramente determinanti anche poi nel motivare i ragazzi all'impegno. Il professor Accinelli ha sottolineato l'attenzione all'inglese, il fatto che le scienze nei licei scientifici per alcune parti vengono svolte direttamente in inglese col supporto del lettore, e a questo proposito lascio la parola al professor Zigiotto, che pur essendo così giovane però un senior del Dipartimento di Lingua e Letteratura Inglese della nostra scuola. Prego Giacomo. Buonasera. Sì, qui ci si avvale, diciamo, della enorme mole di materiale presente soprattutto online, ovviamente c'è anche il libro di testo che c'è anche in versione digitale, quindi dal punto di vista del materiale l'inglese è ubiquitario, quindi c'è davvero tanto da cui attingere, qui si lavora sulle canzoni, le poesie, i testi in prosa, i romanzi, insomma anche qua. Anch'io cerco di partire dal testo e magari gli alunni trovano il pensiero dello scrittore, della scrittrice in questione, anche con la regola grammaticale, magari gli studenti ci arrivano prima che gli venga detta, no? Quindi attraverso degli esercizi devono, diciamo, arrivarci loro. Poi ovviamente ci sono lavori di gruppo, i ragazzi devono collaborare tra loro. Quelli più propensi alla lingua magari aiutano quelli un po' meno propensi, quindi c'è questo rapporto, diciamo, alla pari. E poi ecco, e poi sì, un'ora a settimana per ogni classe c'è il nostro lettore di inglese, quindi c'è la classica, tra virgolette, vecchia modalità della conversazione. Si lavora anche sulle serie TV, quindi di sicuro si utilizza Netflix, o altre piattaforme, insomma, da cui attingere. E poi c'è la parte vera e propria. Di solito la scuola organizza una settimana all'estero, dove si sta appunto in famiglia, si va in una scuola, e purtroppo è saltato sia l'anno precedente che quest'anno per ovvi motivi, però c'è questa opportunità, ecco. E cosa volevo dire? E niente, sì, poi basta. Cioè, anche attraverso appunto la musica, e quindi ogni mezzo utilizzabile, diciamo, per insegnare l'inglese. Bene, grazie Giacomo. C'è anche da dire che appunto sì, gli studenti che arrivano in quinta devono avere raggiunto il livello B2 delle certificazioni linguistiche e volendo nella scuola, che sono poi i corsi coordinati dal nostro lettore, il professor Panjabi, il pomeriggio ci sono dei corsi
per poi avere queste certificazioni riconosciute dalle scuole di lingua. Sì, allora si punta, diciamo, al B2 come quadro comune europeo di riferimento per le lingue. In quinta, però, ovviamente per gli studenti che vogliono, c'è il corso del B1, il PET, c'è il First Certificate del B2 e l'Advanced, che è il C1. I corsi si tengono con il nostro lettore e poi l'esame sarà svolto, di solito si svolge nella British School di Via Zamboni. Bene, passiamo allora alle storie e alla filosofia. Abbiamo qui con noi stasera sia il professor Davide Monda, che insegna storia e filosofia nel liceo scientifico tradizionale, sia la professoressa Andretta, che invece lui insegna queste discipline nel liceo scientifico delle scienze applicate. Allora, io lascerei la parola alla professoressa Andretta per la storia e la filosofia, il professor Monda che si occupa della nuova, cosiddetta nuova disciplina, in realtà una disciplina che è sempre stata insegnata, anche se mai, come dire, così precisamente individuata come nelle ultime normative, vale a dire l'educazione civica. Lui si è occupato in particolare di questo dipartimento. Professoressa Andretta. Buonasera a tutti, io mi attaccherò in parte a cose che sono già state dette soprattutto dai colleghi delle aree scientifiche. Le materie che io insegno sono storia e filosofia e l'elemento che secondo me merita di essere valorizzato come metodologia è proprio l'interdisciplinarietà che offre l'organizzazione della didattica del liceo Manzoni. Nel caso specifico della storia, ovviamente è un po' la materia cuscinetto, quella che si lega indirettamente a tutto quello che viene fatto in lingua e letteratura italiana, in lingua e letteratura inglese, in storia dell'arte e con focus specifici e mirati anche a molta della programmazione di scienze. E relativamente alla filosofia, l'idea dell'insegnamento è proprio quello di allenare a fare le domande, quindi dare anche un assist a quello che è l'approccio dei ragazzi alle discipline scientifiche, proprio nel farli maturare uno spirito critico che li resti a prescindere da quella che è la disciplina dove questo viene impiegato. E un esempio di interdisciplinarietà è proprio un progetto che sto portando avanti nelle mie classi terze. La capofila di questo progetto è la professoressa Martina Tori, con la quale condivido le terze, lei insegna letteratura italiana. E per questo anno dantesco abbiamo deciso di approfittare di questa metodologia della didattica a distanza per portare avanti un lavoro a gruppi che dà innanzitutto modo anche ai ragazzi di sentirsi e di lavorare assieme, cosa che in questo momento è anche molto importante. E però abbiamo messo su nella modalità del debate, revisionato con il processo all'americana, un vero e proprio tribunale letterario dove prenderemo in esame 5 casi di personaggi che Dante condanna all'inferno, i ragazzi realizzeranno con me un profilo storico e si divideranno poi in accusa e in difesa e utilizzando anche qualche strumento della filosofia che abbiamo appena iniziato dovranno appunto presentare un'accusa e una difesa che verrà poi giudicata da una giuria incorruttibile, implacabile, solo metterà un voto ma dovrà anche decidere se il dannato è condannato o assolto. Quindi anche questo aspetto dove la storia e la filosofia si uniscono alla letteratura italiana, prendendo questo caso specifico della terza, ma io ho anche le quinte con i quali sto facendo un lavoro molto interessante su alcuni aspetti di filosofia della scienza che loro possono utilizzare anche in altre discipline, è sicuramente un approccio che merita di essere valorizzato e che grazie a dei colleghi molto collaborativi si riesce a portare avanti in modo egregio. Bene, grazie professoressa Andretta, quindi vedete, riuscire a far diventare divertente la Divina Commedia, per noi lo è, ecco, ma magari per gli studenti in terza, nella terza liceo, insomma, è un po' più difficile trovare il divertimento nella lettura delle cantiche dell'inferno, però invece la professoressa Andretta e la professoressa Tori sicuramente ci stanno riuscendo. Professor Monda, ha qualche parola sull'educazione civica?
Sì, anche su alcune altre questioni che sono state sapientemente rappresentate dai colleghi. Allora, che cosa sono questi licei Manzoni in buona sostanza? E possiamo estenderci anche allo sportivo e persino direi al nostro istituto tecnico, perché c'è un'idea di fondo, quello di costruire un sistema del sapere che sia al tempo stesso multidisciplinare e interdisciplinare e addirittura utilizzando il vecchio Morin transdisciplinare, proprio ricordando quanto la preside prima ci rammentava, vale a dire che il sapere è uno e deve essere mantenuto insieme, quindi non ci sono, secondo me, particolari cuscinetti, particolari materie, diciamo così, che fungono più di altre da tessuti connettivi. Il sapere è per natura uno e uno solo. Si tratta di vederlo da punti di vista differenti. Questo è lo scopo che noi, tutti noi, siamo, direi, un collegio dei docenti molto coeso, ci proponiamo. Ecco, più che parlare genericamente di filosofia e storia, io preferirei chiamare, come si fa nello Stato, la materia storia delle idee filosofiche e scientifiche. E scientifiche. Fra l'altro, l'ottima collega Maria Giulia Andretta è, insomma, un esperto che lavora costantemente in ambito universitario sul fronte delle idee scientifiche. Ecco, idee scientifiche, mi è piaciuto molto il riferimento prima di Gianumberto Acinelli, dell'amico e collega Gianumberto, che sono sì tanto affascinanti, ma al tempo stesso tanto tecniche. Cioè, lo storico della filosofia è anzitutto un filologo, lavora su parole che sono concetti e quindi non chiacchiera. Se fa davvero il suo mestiere, smonta testi per analizzare parole che sono idee, quelle idee che hanno costruito la cultura occidentale. Non mi sembra poco. Ecco, Professore, sì. abbiamo pochissimo tempo. Bene, stringo. Ecco, Vediamo. altra cosa che purtroppo non si è detta, ma mi sembra importantissima, l'inclusività della nostra scuola. È vero che ci fanno tanto piacere gli studenti più motivati e curiosi, però noi siamo disponibilissimi a dare tutta la nostra anima didattica e un po' di più, anche per gli studenti meno motivati e magari un po' distratti dai tanti stimoli che si ha in questo mondo complicato. Quindi è una scuola profondamente, cordialmente inclusiva la nostra. E poi altro tema che non è stato affrontato come meritava, a mio modo di vedere, anche perché sono la persona che da più tempo lavora nelle scuole Manzoni, oltre che all'università e nello Stato, il legame con il mondo universitario. Non soltanto si è coltivato per anni e anni questo legame universitario, non soltanto per avere il sapere più aggiornato possibile, ma anche per dare ai ragazzi non chiacchiere, non parole a vanvera per l'orientamento universitario, ma per far conoscere loro direttamente, dalla stretta di mano all'ascolto attento delle parole, grandi luminari dell'università. Perché facciamo un minimo di storia, di là dagli ultimi incontri con un luminare come Angelo Panetta o con Paola Bocchini, l'altro giorno ci siamo confrontati con un punto di riferimento che si muove egregiamente fra biologia, ma abbiamo poco tempo, fra biologia e medicina. Insomma, ecco, facendo un po' di storia, per questa scuola sono passate personalità che vanno da Rita Levi-Montalcini, non so se mi spiego, a Franco Cardini, il maggior storiografo italiano vivente. Da Giorgio Bernini, purtroppo passata miglior vita poche settimane fa, ad Andrea Zanotti, presidente della Fondazione Golinelli e giurista e filosofo del diritto di fama mondiale. Ecco, tutto questo si è realizzato non soltanto grazie alla sollecitazione costante dei colleghi, ma diamo a ciascuno il suo, grazie al lavoro straordinario della preside, del dottor Piccolomini, del nostro presidente Morelli e del vicepresidente, un altro luminare in ambito giuridico, Carlo Bottari. Quindi c'è questo valore aggiunto importantissimo. Tutto questo ci porta proprio all'educazione civica.
Che c'entra? C'entra perché l'educazione civica, così come la concepisce lo Stato dal 2018 a oggi, è proprio una enciclopedia delle scienze umanistiche, dico scienze, non parole, scienze umanistiche, quindi filologia anzitutto, la mia cara filologia, e naturali, intendendo per naturali, scienze esatte e scienze della vita. Tutto questo viene compendiato, almeno negli intenti dello Stato, in questa nuova educazione civica che ci mette tutti in discussione, che ci mette tutto in gioco. A mio modesto modo di vedere, ma sono in buona compagnia, l'ideale per ora è concentrarci sui testi chiave, perché sono anche loro piccole enciclopedie del sapere. Quali sono i testi chiave individuati dal Ministero della Pubblica Istruzione e della Ricerca? Beh, anzitutto la Carta Costituzionale, evidentemente. Di cosa non si parla nella Costituzione, in quei 139 articoli? Domanda retorica. Si parla di tutto. E l'Agenda 2030, che attualizza molti aspetti, appunto già presenti comunque nella Carta Costituzionale e in altri documenti di diritto internazionale e mondiale. Quindi viviamo questa nuova materia, l'educazione civica, come una sfida per raffinare, potenziare e arricchire quei saperi che già in qualche modo stiamo cercando di orchestrare, di armonizzare tutti insieme nei nostri ambiti, ambiti che già ora non sono chiusi, ma che dobbiamo aprire ad altri orizzonti. Mi piace finire con una citazione di Steiner: ricordiamoci che gli steccati fra una disciplina e l'altra sono per le mucche, non per gli esseri umani, capite? Con tutto il rispetto che ho per i bovini, eh? Grazie professore, come sempre illuminante. Devo dire che ha puntato l'accento su alcuni aspetti che sono appunto l'inclusività che caratterizza la nostra scuola e sul fatto che questa è una scuola che pre-Covid, ma come vedete anche durante questa epidemia che ci sta così provando, cerca di far sì che i nostri studenti possano avere confronti, incontri con l'esterno. E come ci ricordava il professor Monda, quando abbiamo fatto venire prima fisicamente nella scuola e adesso da remoto, abbiamo cercato di far entrare la cosiddetta società civile, esponenti della cultura, per incontrare i nostri ragazzi, perché abbiamo creduto che, e continuiamo a crederlo, che insomma la formazione della persona sia importante assolutamente quanto la conoscenza dei contenuti disciplinari. E l'educazione civica, come ci ricordava il professor Monda, quindi su queste due grandi, prima di tutto la Carta Costituzionale e poi l'Agenda 2030, sulla quale peraltro stiamo insistendo molto anche qui, lavorando in modo per l'appunto interdisciplinare. Io mi fermerei qui perché sono già più di tre quarti d'ora che stiamo intrattenendo i nostri amici che hanno voluto incontrarci stasera e ci crediamo molto a questi appuntamenti perché a differenza dell'Open Day che appunto potete rivedere nel nostro sito, abbiamo la possibilità di dare spazio a delle domande e possiamo rispondervi in diretta. Quindi se c'è qualcuno che vuole porre qualche quesito e vuole avere qualche informazione maggiore, noi siamo pronti a rispondervi. Come vedete, la maggior parte dei docenti è presente qui a scuola, queste aule colorate che vedete sono le nostre aule. Siamo molto dispiaciuti di non potervi far venire fisicamente qui perché l'accoglienza della nostra scuola si trasmette anche nella bellezza dei nostri colori e della nostra sede. È una scuola che l'allegria del contorno, insomma, corrisponde alla piacevolezza dello stare qui. Quindi se qualcuno vuole fare qualche domanda può scriverla nella chat e noi siamo pronti ad ascoltarvi e a rispondervi. Se viceversa siamo stati esaurienti e quindi non è necessario
approfondire ulteriormente quello che vi abbiamo, riprendere qualche tema che abbiamo proposto, io direi che adesso chiedo al segretario generale della Fondazione che è qui con noi, che ci sta ascoltando, che cosa è bene fare. Sì, se non ci sono domande che comunque eventualmente possono essere fatte anche prendendo direttamente la parola, direi che possiamo salutarci, però vorrei prima ricordare la possibilità di prendere un appuntamento per venire comunque a visitare la scuola, ovviamente soltanto per nuclei familiari, quindi però questa possibilità rimane, si può prendere un appuntamento per incontrare direttamente la preside e visitare la scuola. Basta telefonare in segreteria allo 051 22 58 05. Ricordo anche che domani c'è l'appuntamento per il liceo sportivo e domani l'altro l'appuntamento per l'Istituto Tecnico Trasporti e Logistica. La prossima settimana ci sarà il 16, sempre alle 18, come gli altri due, l'appuntamento per le scuole medie. Detto questo, se non ci sono domande, ringraziamo tutti i docenti e le famiglie che ci hanno seguito da casa e speriamo di vedervi presto. Di nuovo, buona serata. Grazie, allora aspettiamo ancora un momento, ma direi che non vedo né alzate di mano né domande, quindi l'ora è in effetti ormai tarda perché sono già le 7, quindi possiamo salutarci. Grazie a tutti, buona serata.